Abbiamo visto un bel gruppo di allievi che hanno fatto un bel corso, una bella faticata. Quest'oggi c'era anche una ragione in più, un motivo in più, e ce lo spiega Lorenza. Siamo qua a Living perché è da qua che parte una cosa molto bella che si svolgerà in 3 giorni. Ma non vi voglio anticipare. Lorenza, diccelo tu. Allora, Insieme per la vita, Insieme per lo sport, giunta alla 6ª edizione. Il via oggi alla Living, infatti, l'abbiamo dato con un corso di fitness tenuto da Stefania Venni, e ringraziamo già da oggi per la partecipazione veramente esagerata di tantissime persone, perché sono intervenute ben 60 persone con la partecipazione anche, quindi un grazie va anche ad Andrea Fulceri della squadra Orlando Calcio. Quindi è stato un corso abbastanza, diciamo, impegnativo, particolarmente ricco di persone e impegnativo, però veramente abbiamo visto già con questa partenza veramente tanta solidarietà da parte delle persone, quindi siamo già molto soddisfatti. Bene, allora, ma spieghiamo che cos'è, che cosa state facendo? Avete le magliette della vita, avete questo intervento, tutta questa mobilitazione di sportivi, di palestre, perché? Per che cosa? Allora, Insieme per la vita, Insieme per lo sport è un evento che nasce nel 2009 da un'idea di Paolo Falleni e Erika Todisco, genitori di una bellissima bambina dal nome Ginevra che improvvisamente si ammala di leucemia. E durante, diciamo, la malattia di questa bambina, due associazioni, più precisamente l'ACBALT Onlus, associazione genitori di bambini affetti da leucemia, che ha sede nell'ospedale Santa Chiara, proprio nel reparto di oncomatologia pediatrica, e Insieme per la vita Onlus, che ha sede a Livorno, ecco, queste associazioni hanno dato un sostegno economico, morale e psicologico a Erika e Paolo. Quindi Erika e Paolo, per ringraziare queste associazioni, hanno deciso di creare questo evento. Quindi dal 2009 hanno coinvolto tantissime palestre, ha avuto inizio quindi inizialmente nel 2009 solo con le palestre di Livorno. Siamo arrivati ad oggi, Insieme per la vita, Insieme per lo sport, 6ª edizione 2014, con un bel traguardo, 25 palestre disseminate in tutta la Toscana. E la data ufficiale dell'evento è domenica 26 ottobre, e diciamo domenica sarà una data importante perché tutte le palestre saranno coinvolte in un unico scopo, appunto la solidarietà, ed è proprio bello proprio questo, il fatto che in un'unica giornata tutte le persone si riuniscano con lo sport veramente per una nobile causa. E alcune palestre come la Living ha iniziato oggi venerdì, un altro evento importante è iniziato oggi a Firenze, infatti io faccio le veci di Erika perché Erika è impegnata oggi in questo evento come rappresentanza, perché a Firenze oggi c'è un evento che è inizio proprio oggi di spinning con 3 giorni di pedalate, quindi saranno presenti ben 240 persone, perché 240 bike sono state assegnate. E quindi siamo già soddisfatti anche prima del risultato, perché quest'anno veramente abbiamo avuto un risultato di adesione. Con l'adesione di queste 24 palestre è già veramente un bel traguardo. La particolarità di questo evento è proprio il fatto che è a titolo gratuito. Gratuito in che senso? Che tutte le strutture vengono messe a disposizione dai titolari delle palestre gratuitamente, quindi questa è un'ulteriore occasione per ringraziare quindi i titolari delle palestre per mettere a disposizione appunto le loro strutture. Come un grazie va agli istruttori che riescono a coinvolgere con la loro professionalità e il loro carisma quindi le persone a partecipare alle loro masterclass. Benissimo, bene, questa è una bellissima cosa. Loro però sono tutti sudati, perciò allora, prima di mandarli in doccia, però vorrei un bellissimo coro. Adesso stacchiamo il microfono direzionale e facciamo un bel coro Insieme per la vita, Insieme per lo sport. Un momento. Insieme per la vita, Insieme per lo sport. E concludiamo il
nostro servizio con la fautrice, con colei che ha ideato questa cosa e che dobbiamo veramente ringraziare a nome di tutti, perché sono quelle cose che fanno bene al cuore, Erika Todisco, che ha ideato Insieme per la Vita, Insieme per lo Sport. Qua poi vicino a me ci sono anche altri personaggi che poi vi presenterò, però adesso voglio due parole da Erika. Sì, allora l'evento nasce 6 anni fa perché volevamo collegare appunto questa cosa del sport e solidarietà. Abbiamo iniziato il nostro evento che ha coinvolto all'inizio 8 palestre su tutta Livorno, fino ad arrivare ad oggi abbiamo coinvolto 26 palestre su Livorno e provincia. Poi c'è stato anche questo connubio appunto col circolo del tennis Libertas, con il quale stasera abbiamo organizzato una bellissima cena, e poi domani si continuerà ancora l'evento con altre palestre che comunque parteciperanno a questo nostro evento. Senti, ieri c'era stato un momento di emozione da parte della signora Rum, che dice: mi sono dimenticata di dire dove vanno i proventi. Ma certo, si immagina dove vanno i proventi. Allora, i proventi vengono destinati a 2 associazioni che sono l'AGBALT Onlus, che è l'associazione dei genitori bambini affetti da leucemie o tumori del Santa Chiara di Pisa, e Insieme per la Vita Onlus di Livorno. E il professore onorario era il professor Vizzoni, che ricordo qui con molto piacere e con molto calore, perché è stato colui che durante la malattia della nostra bambina telefonò in pediatria al Santa Chiara e chiese appunto notizie della nostra piccola bambina, e il quale ci ha aiutato economicamente nei momenti di difficoltà, perché comunque sia quando una famiglia si ritrova ad affrontare un periodo, diciamo, buio della propria vita, non si deve sentir sola. E ecco che noi abbiamo cercato di ideare questo evento, questo format, che sta acquistando sempre ogni anno maggior popolarità, ecco. Più spessore, benissimo, grazie Erika. Io adesso mi sposto un momento, mi metto beata fra gli uomini, perché qua abbiamo un personaggio che adesso poi te lo farò presentare, perché lascio a te la parola, ti lascio l'onore. E qua abbiamo il presidente qua del circolo, che ovviamente vorrà dirci due parole di questa manifestazione. Qua vediamo tanti tavoli imbanditi, che cosa succederà tra poco? Sì, tra un poco ci sarà una cena che chiaramente il ricavato andrà all'AGBALT. Siamo circa 150 persone, ma tutto è iniziato così, perché il circolo Libertas, come gli altri circoli di Livorno, è sempre molto sensibile alle tematiche infantili, soprattutto quelle che riguardano i bambini affetti da tumore. Quindi ci sembrava bellissimo condividere insieme a loro questo momento, visto che domani saranno delle palestre, delle altre attività. Anche il tennis in questo momento è vicino a questa associazione. Gli abbiamo anche fatto una promessa che questa primavera li faremo un torneo con gli altri 4 circoli di Livorno. E quindi i bimbi che giocheranno per i bimbi. Chiaramente questa sera è una serata veramente speciale, perché non vede solo la partecipazione di tennisti e di soci, ma abbiamo avuto anche la fortuna, ed è un esempio qui a fianco a me, Andrea Lucci, che adesso l'abbiamo presentato. Basta il nome per dire un campione dello sport, un campione del calcio, e quindi che anche stasera ci ha onorato della sua presenza per ancor più ravvivare l'importanza di essere tutti insieme vicini ai bambini che soffrono e alle loro famiglie. Bene, con quale spirito che sei qua stasera? Ma lo spirito è sempre quello, perché la beneficenza è una cosa importante, soprattutto quando vengono interessati dei bambini. Io, come ormai a Livorno sanno, anche mio figlio è affetto da una malattia rarissima, e quindi con la nostra associazione anche noi stiamo cercando di fare serate come queste per sensibilizzare l'opinione pubblica, e poi soprattutto Livorno, ma so che Livorno e i livornesi su queste tematiche sono molto vicini a tutte le famiglie, quindi sicuramente anche questa serata sarà una serata bellissima, perché so che i livornesi sono delle gran persone.
Se mi permetti voglio dire ad Andrea che qui è aperto il circolo, qualsiasi cosa volete fare, noi siamo a disposizione. Lo ha detto in pubblico, questa è come una sentenza detta direttamente davanti alle telecamere. Grazie Erika. Grazie a tutti voi, grazie veramente al circolo e a tutte le palestre che ci permettono di portare avanti questa nostra idea, questo nostro format, perché tutti voi siete veramente il motore, il nostro cuore che batte ogni giorno sempre di più. Bene. Allora, insieme per la vita, insieme per lo sport, non dimentichiamolo.